È una delle eccellenze culturali della città di Napoli. Ha rischiato in tempi recenti la stessa sopravvivenza per gravi problemi economici e sta cercando ora nuove strade per valorizzare una tradizione che dal 1875 la pone come punto di riferimento assoluto nel panorama della ricerca storica. Basta ricordare che la sua biblioteca conserva il più cospicuo patrimonio bibliografico di interesse meridionalistico esistente, con 350.000 volumi monografici, oltre che periodici, manoscritti, pergamene, stampe e disegni. È la Società Napoletana di Storia Patria ed ha sede nel Maschio Angioino. Oggi all'assemblea ordinaria dei soci hanno partecipato il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, e l'assessore alla cultura, Antonella Di Nocera. È stato proprio il comune di Napoli, infatti, ad intervenire nel momento più delicato, rinnovando il suo sostegno economico alla società ed anzi annunciando lo studio di una riforma della contribuzione verso gli enti di produzione culturale per assicurarne una maggiore regolarità. In realtà è stato fatto un vero e proprio miracolo, e questo deve essere chiaro ai soci tutti, e siamo pienamente convinti che il ruolo dell'amministrazione comunale deve essere quello di consolidare il più possibile quelle che sono le grandi eccellenze di questa città, e sicuramente l'istituto lo è. E dovete sapere che quello che accade è che nel bilancio comunale, quello che il settore, diciamo, di bilancio devoluto alla cultura si traduce in effetti praticamente soltanto in contribuzione ad enti culturali per le attività culturali vere e proprie della città tutta, che vanno appunto dall'ordinario delle biblioteche che sparse tutte le municipalità alla cura dei nostri archivi, che sono grandi, bellissimi, straordinari, ma purtroppo in grande decadenza per l'incapacità anche dell'amministrazione di avere le somme che servono per averne cura, quelle che sono poi tutte le attività di eventi, di cultura e quant'altro l'amministrazione produce. Ebbene, per questa parte di attività rimane ben poco da quello che è poi il budget invece destinato alle varie istituzioni culturali. L'assessore inoltre ha auspicato una maggiore apertura della Società Napoletana di Storia Patria ai cittadini e ai circuiti turistici, integrandone la fruizione con le altre prestigiose risorse dei percorsi della cultura della città. Immaginate iniziare con un giorno di apertura, ma che potrebbe essere anche un giorno collegato a un giorno di visita di questo straordinario patrimonio, potrebbe anche essere semplicemente visitata, e quindi immaginare uno o due giorni settimanali in cui si possa avere un'apertura di Storia Patria sarebbe una bella notizia da dare alla città. Ci teniamo molto alle sollecitazioni che sono state fatte dal sindaco e dall'assessore Di Nocera e vogliamo rispondere in maniera adeguata. Vogliamo aprire la società alla città, non perché adesso sia stata chiusa, ma perché effettivamente tramite il comune può essere meglio e più conosciuta. E naturalmente il rapporto di collaborazione significa coinvolgere le scuole, coinvolgere i luoghi, tenere aperta la società, le modalità che vedremo, che sarà possibile attuare, a tutti quanti i cittadini. E questo è un luogo di memoria per eccellenza, non soltanto perché ospita libri, perché è una manifestazione vivente di come si fa ricerca, di come si può avere un approccio costruttivo con la storia della città. Perché il mandato che abbiamo avuto è quello di costruire l'immagine e la sostanza della nostra città diversa, e quindi credo che sia questo il percorso che dobbiamo fare, e dobbiamo farlo cominciare da tutte le cose belle della nostra città. Questa è una cosa bella, valorizziamola tutti quanti insieme, ognuno per quello che può fare nel suo piccolo.